macro categoria imprese, categoria healthcare and pharma. Il premio è quello di eccellenza dell'anno, innovazione and leadership, distribuzione sanitaria. E leggiamo insieme la motivazione. Per la capace collaborazione con ospedali e cliniche private, al fine di garantire un rapido ed efficiente approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici, per essere un partner dalla comprovata esperienza e affidabilità, in grado di fornire ai propri clienti consulenze e soluzioni tailor-made. Il premio va a SSH. E chiamo sul palco, accanto a me, Amanda Brutti, Digital Marketing and Sales Manager. Eccola, che fa il suo ingresso. Grazie per essere qui, ben trovata. Grazie. Questo è il vostro premio, il vostro riconoscimento, quindi facciamo subito una ripresa e una foto di rito e la invito a accomodarsi. Amanda, le chiedo subito un commento a questa vittoria, a questo riconoscimento. Cosa significa per voi? Sì, allora per noi è un riconoscimento molto importante, infatti ringrazio le Fonti Award a nome di tutta l'azienda per questo importante riconoscimento che insomma premia lo spirito innovativo di SSH, che da sempre persegue importanti obiettivi nell'innovazione e soprattutto persegue questo obiettivo di innovazione grazie al fondatore di SSH, l'ingegnere Ettore Rossi, che da sempre insomma, ci guida in questa direzione. Questo riconoscimento è importante per tutti coloro che lavorano in SSH e che condividono con noi i valori e la filosofia. Giustamente guarda in platea perché c'è il team, insomma, quindi i complimenti vanno a tutti loro. Peraltro è stato un anno particolarmente complicato, voi insomma siete in un settore strategico soprattutto in questo momento. Come avete vissuto il 2020 e parte del 2021, insomma, perché siamo ancora immersi in questa nuova normalità? Sì, insomma, come in tutto il mondo ovviamente, e l'anno 2020 e comunque il 2021 continua a essere un anno insomma di emergenza a causa del Covid-19, e proprio per la natura del nostro business ci ha visto in prima linea fin dall'inizio per distribuire farmaci e dispositivi medici alle strutture sanitarie su tutto il territorio italiano. Quindi è stato un anno che all'inizio ci ha visti comunque in difficoltà sull'operatività, perché comunque ci ha colto alla sprovvista come un po' tutti, però siamo riusciti fin dall'inizio, grazie comunque al nostro impegno e al fatto che comunque crediamo molto in quello che facciamo, soprattutto perché per noi sì è un lavoro, però data la natura del nostro lavoro, ci conferisce comunque un connotato proprio sociale, e quindi siamo riusciti a stare a fianco a tutti i nostri clienti che lavoravano insomma in prima linea per cercare di contenere questa pandemia, per certo, cui noi siamo molto orgogliosi di insomma non aver mai interrotto il servizio e essere stati al loro fianco. Peraltro con soluzioni su misura, come abbiamo sentito nella motivazione, poi una parola affidabilità che ancor più vale in questo contesto in cui tutto è stato rimesso in discussione. A questo proposito, come guardate al futuro? Sì. Allora, SSH è un'azienda giovane e innovativa, e proprio per questo punta all'innovazione e alle nuove tecnologie. Quindi assolutamente noi vogliamo porci sul mercato come un'azienda che attuerà proprio una rivoluzione del nostro mercato di riferimento, quindi della distribuzione farmaceutica del dispositivo medico, e in particolare questa rivoluzione avrà atto grazie a molti progetti che abbiamo in cantiere, che già adesso stiamo piano piano presentando. In particolare vorrei parlarvi di alcuni progetti che ci sono molto a cuore e soprattutto insomma sono molto importanti, avranno un ruolo centrale nello sviluppo prossimo della nostra azienda. In particolare vorrei parlare di una nuova piattaforma B2B che sarà un vero e proprio marketplace che rivoluzionerà il mercato, in particolare il mercato quindi della salute.
Poi volevo accennarvi sì. a Medical, sì. che è un progetto, un prodotto che è molto innovativo, soprattutto nella sua semplicità. È pensato per le case di riposo e per le farmacie, e Medical permetterà di somministrare in totale sicurezza i farmaci secondo appunto la terapia, il piano terapeutico dei pazienti. Inoltre, insomma, i nostri progetti sono tantissimi. Sono tanti. Ce ne dia un per altro. Per cui soprattutto vorrei parlare di SSH Lab, sì? che è il nostro incubatore di progetti innovativi, e quindi insomma ne vedremo delle belle. Insomma, un incubatore quindi già di per sé determina sì. proprio l'entità, no, delle cose. Beh, in quanto a futuro direi che avete le idee chiare. Assolutamente. Ma, anzi, credo che forse paradossalmente questo anno appena passato vi abbia permesso anche di accelerare su alcuni processi, no? E anche di mettere a punto, proprio perché i rapporti sono cambiati anche tra persone, mettere a punto anche delle cose che magari sarebbero arrivate più avanti, no? Dico, sì, assolutamente. Sicuramente noi siamo, diciamo, puntiamo molto anche nell'ambito digital, certo. e sicuramente la pandemia, nonostante comunque tutte le difficoltà, ha dato un'accelerata a quelli che sono anche i meccanismi del mercato, per cui sì, sicuramente l'ambito digital sì, avrà una bella svolta, avrà una parte molto importante nei nostri progetti sì. futuri. Grazie Amanda Bruti, Digital Marketing and Sales Manager di SSH, complimenti a tutti voi per Grazie questo voi. Riconoscimento. E visto che avete tanti progetti, noi li controlleremo come le Fonti Awards, e mi auguro che sarete ancora dei nostri se dovesse essere riconfermata la vostra eccellenza. Assolutamente, noi ci saremo. Va bene, grazie, e adesso può prendere il suo premio. Grazie complimenti mille. Ancora. Grazie.